La parola di oggi ci pone davanti a un uomo, il centurione, che va a chiedere grazia, che va a chiedere guarigione per un suo servo. E il testo invece delle Lamentazioni parla della desolazione della terra, di un popolo, quando non c'è più il Signore. Ecco la grande malattia, la vera unica grande malattia, quella di non avere Gesù nel cuore. Allora è bella andare a scoprire questa figura del centurione, con quale delicatezza quest'uomo si accosta a Gesù. È un centurione, è un pagano, è un uomo d'armi, eppure ha una delicatezza unica. Lo scongiurava, si accosta a Gesù e lo scongiurava dicendo: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. È un'escalation in negativo. È a letto, paralizzato, soffre. Questa è l'umanità. L'umanità descritta anche nella prima lettura. Ecco la bellezza di qualcuno che si accosta a noi e vede la nostra sofferenza. La bellezza di qualcuno che con delicatezza ci porta al Signore. Poteva non importargli nulla del suo servo e invece va a cercare Gesù. Non va a cercare un mago, un indovino, un uomo potente. Che cosa avrà visto, mi chiedo, questo centurione di Gesù? Abbiamo appena ascoltato adesso dalla seconda lettera di Pietro: la magnanimità del Signore giudicatela come salvezza. Ecco, questo centurione avrà sentito parlare di questa magnanimità, di questa sovrabbondanza di bene, di questa sovrabbondanza dell'amore. E dentro di lui avrà detto: questa è la medicina giusta, noi abbiamo bisogno di bene, noi abbiamo bisogno di amore per guarire. Il bene fa bene, il bene guarisce, il bene rialza, il bene sostiene e perdona. Ecco, allora accostarsi e andare da Gesù, invece che da uomini potenti, da maghi, indovini, accostarsi a Lui perché Lui è la fonte del bene e il bene guarisce. Il secondo atteggiamento che mi viene da questo centurione e dopo questa delicatezza che ha nell'accostarsi a Gesù è la sua grande umiltà, il disarmo con cui lui va a Gesù. Il Signore gli risponde: verrò e lo guarirò. Ma il centurione dice: io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me. E dico a uno: va, ed egli va. A un altro: viene, ed egli viene. Fa questo, ed egli lo fa. Ecco, questo centurione, abituato a usare forse un linguaggio anche rude, spade, bastoni,
è in realtà un uomo disarmato davanti a Gesù. Pur essendo anch'io un subalterno, ho soldati sotto di me. Potrei comandare come tu puoi comandare. Ecco, andare a Gesù disarmati, non con la presunzione di sapere tutto e con la presunzione che io ho in tasca la soluzione, per cui è Gesù che si deve adeguare al mio progetto di salvezza, al mio progetto di vita. Il centurione va disarmato e gli dice: ti basta comandare e quello che tu comandi è fatto. Andare al Signore disarmati, cioè senza spade, senza bastoni, senza preconcetti, senza soluzioni in tasca, lasciando che sia il Signore a decidere il come e il quando. Ed è qui che inizia la fede. Ed è qui che la grandezza della fede di quest'uomo emerge ancora di più. Va, avvenga come tu hai creduto. Ecco, se oggi sentiamo questa parola per noi, chiediamoci se anch'io mi accosto a Gesù così, portando nel cuore questa dolcezza per gli altri, questa cura, questa empatia per gli altri. Se mi accosto al Signore disarmato per quello che sono, ma anche rimettendo a Lui tutta la mia vita. E allora il Signore ci farà grazia secondo quanto abbiamo creduto. Allora possiamo dire che questa è la fede che anche senza segni evidenti, perché il servo non lo vedeva se stava meglio oppure no, non sapeva che cosa accadeva in quella casa, quest'uomo si rimette in viaggio. La fede non ha limiti. La fede non ha misure, si dilata negli spazi. La fede va oltre le nostre piccole vedute di quattro mura di una casa. La fede ti sia fatto secondo quanto tu hai creduto. Guardate l'umiltà di Gesù, che aspetta da noi piccoli, piccolissimi gesti per poter compiere il miracolo nella nostra vita. Aspetta umilmente un piccolo assenso per poter dilagare e dilatare il nostro cuore. Allora gli disse in quell'istante, il suo servo fu guarito. Camminare nella fede e guarire è contemporaneo. Camminare nella fede, fare un atto di fede e guarire è un tutt'uno. E allora oggi abbiamo questa possibilità di rialzarci, di essere anche noi centurioni che vanno a chiedere per qualcun altro, perché già qualcun altro ha chiesto per noi. Già qualcun altro nella Chiesa ha chiesto per noi la salvezza e la guarigione. Compiamo atti di fede e guariremo dalle nostre malattie.